Ben ritrovati con la storia, oggi parliamo del re Vittorio Emanuele III, in quanto di recente c'è stato il rientro della salma dalla città d'Alessandria d'Egitto e che è stata trasferita a Vicoforte in provincia di Cuneo. Alcuni familiari chiedono poi la sepoltura al Panteo della Capitale. In seguito a questa richiesta ci sono state molte proteste. E allora conosciamo questo re che nacque a Napoli nel 1869, figlio del re Umberto I e della regina Margherita. Ebbe un'educazione molto rigida, frequentò la scuola militare e coltivava delle passioni come geografia, numismatica e storia. Come noto, nelle case reali i matrimoni erano combinati in chiave politica e soprattutto avvenivano con parenti. Ma il re Vittorio Emanuele non volle assolutamente rischiare per eventuali figli. Infatti lui era stato colpito da un legame di parentela ed era affetto da rachitismo ed era molto piccolo. È così che sposa la principessa Elena di Montenegro, di sana e robusta costituzione fisica, era alto 1,80 m, quindi c'era anche una differenza di statura di 30 cm. La coppia avrà 4 figli. Il re sale al potere a 30 anni, in seguito a quello che è stato l'omicidio del padre Umberto I a Monza per effetto di un attentato da parte di un anarchico. Inizia così un regno molto lungo, 46 anni, e in questo tempo succedono fatti molto terribili. Ne ricordiamo alcuni, a partire dalla Prima Guerra Mondiale, quando il re si espresse favorevolmente, scavalcò anche la volontà del Parlamento. Poi ancora ci fu lo Stato fascista che si verificò nel 1925, fu favorevole alle leggi razziali del 1938, ci fu l'Italia coloniale con la conquista della Libia e dell'Etiopia. Poi ancora nel luglio del 1943 ci sarà la caduta del governo fascista. Però successivamente, l'8 settembre, sempre del 1943, il re, per mettersi al sicuro, si rifugia a Brindisi, lasciando l'esercito allo sbando e ci saranno molti deportati in Germania. Tanti altri sono stati i fatti, però questi sono stati i fatti più terribili e due soprattutto i più nefasti di questo paese, ci riferiamo alle due guerre mondiali. E quindi la pretesa di una glorificazione postuma da parte di alcuni familiari ci sembra inopportuna e auspichiamo che non si debba attuare.